In occasione della giornata della lotta alla contraffazione, il prefetto di Pescara Flavio Ferdani ed il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Giuseppe Lopez, hanno tenuto stamani a Palazzo di Città un incontro con gli studenti del Liceo Scientifico Galilei, del Liceo Classico d'Annunzio, dell'Istituto Alberghiero De Cecco e dell'Istituto Aterno Mantonè. Scopo dell'iniziativa è stato detto sensibilizzare il mondo della scuola sul tema della contraffazione, avviando un confronto sulle ricadute negative che questo fenomeno determina sulla nostra economia, nonché sui rischi per la salute derivanti dall'acquisto di merce contraffatta. Questo rientra in un percorso di confronto che voglio iniziare per l'anno scolastico e che prevede appunto degli incontri con il mondo della scuola su quello che sono le diverse tematiche, tutte connesse dal criterio della legalità, quindi cominciando con la lotta alla contraffazione, per poi passare anche agli altri temi dell'educazione digitale, il tema delle dipendenze. Insomma, coinvolgere la scuola chiedendo ai ragazzi di essere protagonisti consapevoli di tutte quelle iniziative per la legalità insieme alle istituzioni. La portata internazionale del fenomeno è stato detto ancora in costante espansione anche attraverso il mercato elettronico, ha riflessi non soltanto economici ma anche sulla salute dei consumatori, messa in pericolo dall'immissione in commercio di beni di largo consumo alterati e di bassa qualità. La giornata di oggi è stata fortemente voluta dalla Prefettura di Pescara, fa seguito a un'iniziativa nazionale tra la Guardia di Finanza, il Ministero dell'Istruzione e il Ministero del Made in Italy, e la nostra volontà è quella di poter spiegare ai ragazzi tutti i pericoli che si celano dietro la contraffazione, che è sì un crimine ma è anche una grave minaccia per la salute del consumatore, perché parliamo di prodotti spesso che sono stati prodotti appunto con materie spesso nocive, pericolose per la salute. Basti pensare poi che oltre ai beni di consumo ci sono anche medicinali spesso contraffatti che mettono a rischio la nostra salute. Quindi oggi vogliamo spiegare ai ragazzi della scuola superiore che comprare un prodotto contraffatto non è mai un buon affare.